Allora, tutti benvenuti in questo nuovo video. Sto cercando di... Okay. Scusate se balla la postazione, sono vestita stranamente. Un po' nera, però vabbè. Allora, faccio questo video proprio random, sperando che non si muova il selfie stick, perché se muovo il tavolo vedete balla. Comunque. Allora, sono andata in cartolibreria, perché non so se voi conoscete, ho tenuto la carta apposta. Allora, ho visto varie volte online e anche sponsorizzati da varie youtuber famose, per esempio la Fabri Game, potete vederlo anche su Instagram, forse una delle più influencer, chiamiamola così, di quelle youtuber che comunque diciamo che sta pubblicizzando tantissimo questo articolo. L'ho visto, ma io anche in molta pubblicità, comunque lo stanno pubblicizzando molto bene. Ho detto, ma sì, vado in cartolibreria e provo ad acquistarlo. Sto parlando di questi qua, che si chiamano... Stavo per ammazzarmi. Si chiamano i pop star, che sono appunto questi qua, vedete. Sono appunto dei pupazzetti, o comunque dei peluscetti, chiamateli come volete, che praticamente hanno delle paillette. Vi faccio adesso l'immagine. Hanno praticamente queste paillettine che se voi tipo le accarezzate cambiano colore, tipo. Allora, io sono stata in molti negozi qui a Torino e ce ne sono di tutti i tipi, cioè proprio sta spopolando questa cosa delle paillette ed è molto rilassante perché tu praticamente voi passate la mano e cambiano colore. Sono anche molto carine, io ho trovato anche in molti negozi, ma tantissimi penso, questo tipo di fantasia appunto. Io ho sempre amato un pochettino le paillette, però diciamo che era più una cosa da quando avevo 15 anni forse, però mi sono sempre piaciute perché erano carine. E diciamo che questa cosa appunto che se le muovevi cambiavano colore era carino, quindi ho detto beh, vado in cartoleria e vedo come sono. Parto dal presupposto, ci cioè parto già da dirvi che io appunto ho visto in giro queste cose, non hanno prezzi modicissimi, però sono fatti molto bene. Nel senso che ho trovato per San Valentino soprattutto dei cuori o anche peluche, non so se li conoscete quelli, io li chiamo quelli lì con gli occhi strafatti. Sono ad esempio questi qua, io adesso ne ho uno in miniatura. Sono questi tipi di pupazzetti che hanno gli occhi proprio che sembrano appunto da strafatti, io li chiamo così, che adesso li stanno facendo appunto anche con le paillette e praticamente cambiano anche il loro colore. Sono fatti veramente bene, infatti le paillette sono addirittura robuste e quindi per fare così comunque ce ne vuole. E allora io ho detto, vabbè, provo a vedere questi pop star che della collezione Chicaboom, si chiamano, sì, infatti si chiamano Chicaboom, c'è scritto qua. Non ho nessuna collaborazione, anzi, li ho pagati io. Anzi, l'ho pagato io. Quindi sono andata in cartoleria. Cercavo quello col cuoricino o con la coroncina, però partiamo già da qui. Allora, in cartoleria libreria da me, io il cartoleio lo conosco da una vita, ha sempre avuto ottimi prodotti e tutto. Mi dà la scatola con tutti quelli che potevo scegliere. E ce n'erano tanti, ovviamente non c'era il cuore, perché sono molto fortunata io come persona. Ero indecisa tra il gattino, che non ha gli occhi, che era questo qua, il gattino, oppure dov'è, la stellina. Io volevo questo, ma non c'era. Allora, ho optato per la stellina, che se vedete è bellissima. Non ho nulla da dire, è veramente bellissima. Però, allora, parliamo di una cosa. Non è che sono delusa, più o meno. Allora, è bellissima a vedersi, ma se io la tengo così appesa, va bene. Se io, per carità, il suo lavoro lo fa, ovvero, questa cosa qua è quello che fa. Non mi dite più, non mi chiedete più o meno che colore sia, io lo vedo verde. Aspetta, ve lo faccio solo qua. Ecco. Il suo lavoro lo fa, però io farei vedere una cosa, non so se in camera si può vedere. Allora, a parte il fatto che le paillette sono... Non, per spostare ci vuole uno niente. Diciamo che basta passarci proprio il dito. Quindi, voglio farvi notare, non so se notate, ci sono dei buchi. Proprio ci sono dei buchi in mezzo. Ce n'è uno proprio che si vede tantissimo, guardate. Dove mancano proprio le paillette. Cioè mancano adesso, non so se si vede perché ci sbrulluccica tutto sto a fare. Però ci sono proprio dei buchi dove mancano le paillette, anche perché appena ho mosso, guardate. Se io muovo troppo questo affare perde le paillette. Senza contare il gancio. Il gancio è di una leggerezza spassionata che sembra, se, non per essere razzista, veramente. Quello che comprate dai cinesi al mercato. La fattura è proprio quella dei cinesi. Le paillette, penso che se continuerò a toccarle, si staccheranno tutte. E rimarrò solo con la mia stellina lilla. Io ci sono rimasta veramente male perché penso a tutte quelle persone, tra l'altro, a tre buchi.
Tra l'altro volevo prendermi la coroncina, che l'ho vista appunto in giro. La coroncina era già dentro il pacchetto, tutta piena, tutta spaghettata, cioè tutta con i buchi. Io sono rimasta veramente delusa anche perché il prezzo è questo. Costano 5 euro l'uni, 4,90 sono 5 euro, parliamoci chiaro. 5 euro l'uni per questo, che per carità è bello visibilmente, infatti io penso che non l'ho... Cioè, lo porterò solo oggi a scuola perché volevo farlo vedere al mio ragazzo, perché è fissato anche lui con queste cose qua. Ma sinceramente io mi dispiace dirlo, ma sconsiglierò di comprarlo per chi vuole buttare i soldi potete comprarlo. Ma per me questo qua non varrebbe 1 euro. Se non proprio perché è carino, 2 euro. Non gli dare di più. Di sicuro non lo farei pagare 5 euro, veramente. Sono rimasta, sì, sono rimasta delusa, è vero. Prima non l'ho detto, ma sono rimasta delusa perché, cioè, 5 euro mi cadono le pagliette dalle dita. Tanto voleva che andavo a comprarmi il cuore così grosso, alla meta, che lo pagavo 10 euro, ma era così, e le pagliette che tu fai così, cioè non ti rimangono nelle mani. Cioè, io col dito l'ho spostata, mi è rimasta attaccata in mano. Cioè, ha fatto tipo... E ci sono rimasta veramente male perché guardate come si sollevano facilmente le pagliette. Ci sono cucite con praticamente uno strato microscopico di filo. Cioè, una cosa così scadente, penso che solo al mercato la vendano. Anzi, è per offendere i mercati. Mi dispiace, io lo dico, perché molti lo sponsorizzano, questa cosa qua. Mi dispiace tanto, tanto Popstar Chicaboom, quello che vuoi tu. Capisco perché li sponsorizzano, perché voi li avete gratis e non li pagate 5 euro l'uni, molto probabilmente, ma vi posso assicurare, per chi 5 euro sono tanti, sono buttati. Adesso io l'ho comprato, mi piace, è carino, ma penso che lo terrò così e non lo muoverò mai più. Oppure se lo muoverò vi farò vedere poi tra un mese come sarà. Sarà tutto spulciato. Di paillette. Mi dispiace veramente tanto perché è carino. Cioè, è veramente bella l'idea, era carina, ma sinceramente per delle mamme, perché faccio un esempio, delle mamme o delle sorelle che vanno a comprare questo tipo di cosa, delle bambine. E bambine, mamma, dopo 3 giorni non ha più le paillette. Cioè, io se fossi una madre porterei tutto indietro e direi no. Perché poi tra l'altro costa 5 euro. Né che dite 2 euro. Comunque, questo è il mio parere, perché io davvero aspettavo di averli. E niente, sono rimasta veramente delusa. Mi dispiace tanto perché sono belli a vedersi, ma di qualità fanno veramente schifo. Mi dispiace veramente tanto perché io ve ne avrei presi anche altri, ma con questo prezzo, con questa qualità, non li prenderò più. Piuttosto vado a cercarmi i tarocchi veramente al mercato che li pago 1 euro. Mi dispiace per Chicaboom e Popstar, non è per diffamazione né niente, ma veramente. C'è pure la pagina Facebook e io quasi quasi un messaggino glielo manderei. Perché ho buttato 5 euro dell'immondizia. Mi dispiace molto. Sono carine e tutto. Se volete avete 5 euro da buttare. Io vi consiglio questi bellissimi charmer, come si chiamano. Questi bellissimi pop star. Che di star non hanno niente. Sono le pagliette che si staccano. Io vi saluto, vi auguro una buona giornata. Per una volta farò anche recensioni critiche perché alcune persone mi hanno fatto notare che io faccio sempre solo recensioni carine. Ora avete una recensione di merda. No, scherzo. Una recensione che comunque mi ha deluso perché mi piacevano tanto. Sono rimasta dispiaciuta. Io la mia stellina che cadrà presto in depressione, vi salutiamo. Cioè, vabbè, se ci riesco. Paura che mi partano le pagliette se faccio troppo forte. Però poi cioè, devo fare anche lo scrivere, lo farò insieme a voi, aspettate. Così è saltata la seconda paillette. Sono due. Guardate perché mi hai deluso. Perché non la muoverò mai più. Facciamo lo scrime molto, molto triste di questo video. Sperando che non ne partano altre. Devo farla così. Facciamo lo scrime triste. Non so come tenere sto coso. Ecco, teniamolo così. Se la stellina stesse ferma, potremmo fare lo scream. Stellina, magari nel lato giusto. Non... Io che faccio? Cerco di fare lo scream. Un saluto a tutti. Grazie per aver assistito al mio scream. Siamo a quota 2 pagliette staccate. Un saluto a tutti.